Consumare frutta e verdura, vestirsi a strati, famoso effetto cipolla ed evitare luoghi chiusi e soprattutto affollati, vincono come al solito i rimedi della nonna, almeno secondo i cittadini che, a dire il vero, non proprio imbacuccati, abbiamo incontrato in centro città. Una giornata soleggiata, ma il freddo si è fatto comunque sentire. Dietro l'angolo però lei, l'influenza che tutti tentano di evitare così. Mangiare molti agrumi, uscire e non coprirsi eccessivamente. Non lo Perché so. Non coprirsi eccessivamente? Io lo vedo con i miei bambini, le mamme troppo ansiose, troppo. Forse poi si suda quando si entra nei luoghi chiusi, non lo so, sbalzi di temperatura che poi. La famosa cipolla funziona. Sì. Semplicemente non entrare in contrasto troppo con se stessi, con quelle che sono le proprie tendenze. Beh, magari molti dicono mangiare, che ne so, agrumi, prendere un po' di vitamina C. Sì, l'alimentazione ovviamente, però da qua penso che parte tutto. Io credo molto nelle medicine alternative, quindi erboristeria, medicine omeopatiche e vaccini omeopatici. Ma in realtà anche l'alimentazione c'entra, secondo lei? Sì, l'alimentazione senza, perché occorre mangiare molta frutta, specialmente gli agrumi e verdura. Frutta e verdura, dieta mediterranea, che è il massimo. E coprirsi? Una sciarpa. Basta quella. Basta quella, con il clima che abbiamo. Coprirsi, mani, piedi e testa. Ma in realtà l'alimentazione c'entra. Sì, moltissimo. Bisogna, soprattutto a una certa età, bisogna avere un'alimentazione regolata, varia e adatta anche all'età, sia se sono bambini sia che sono anziani. Perché i giovani possono mangiare quello che vogliono. Bisogna pensare per tempo, perché i vaccini ci sono stati, no? E quindi ognuno doveva pensare a farci questo vaccino. Allora, più che altro bisogna coprirsi per bene quando si esce, poi anche spremute, non so. Farsi il vaccino. Sciarpe e cappellini vengono buttati fuori dall'armadio e prendono il sopravvento tra gli accessori che, usciti da casa, non si può fare a meno di indossare. Poco importa se è un accessorio fashion, l'importante è non stare a letto col mal di testa, febbre alta e il tanto sofferto mal di gola, che è quello che in genere stizza di più. Ma visto che i malanni di stagione sono un po' alle porte, quale consiglio dare affinché, insomma, non si incorra in queste malattie di stagione? Fingere che non ci siano, uscire anche quando non si ha voce come me, e ignorarli. Coprirsi bene. Stare ben coperti. Come lei, insomma. Come me, visto che me lo sono beccato.